Siamo arrivati al quarto giorno con la nostra Jeep Grand Cherokee, la settimana del diario di bordo dedicato a questa fuoristrada americana che più americana non si può, un'auto di cui ho un sacco di bei ricordi di guidate, specialmente negli Stati Uniti, ed è anche un'auto che sembra avere nove vite come i gatti, perché nonostante abbia i suoi annetti sulle spalle continua ogni volta a rinnovarsi. Infatti, per quelli che amano arricciare l'asfalto, quest'anno nel 2017 arriverà niente meno che la versione Hellcat da 700 cavalli, che per prima tra l'altro sfoggerà sulla carrozzeria il badge Trackhawk. E a proposito di badge, questa Grand Cherokee ne sfoggia uno sulla carrozzeria che gli appassionati del marchio Jeep e del fuoristrada conoscono molto bene. Trail Rated, leggiamo sopra, il che vuol dire in inglese pressappoco a prova di sentiero. Non ce l'hanno mica tutte le Jeep, anzi bisogna un po' sudarselo, perché questo marchio riunisce in sé le caratteristiche essenziali del fuoristrada, senza le quali non è nemmeno possibile pensare di avventurarsi sui sentieri off-road, quelli veramente duri e puri. E non dimentichiamo che la Jeep, per testare questi suoi modelli e dare loro il badge Trail Rated, utilizza niente meno che una parte del leggendario percorso Rubicon Trail. Sono 5 le doti fondamentali. La prima è la capacità di trazione, e direi che la Grand Cherokee col suo sistema Quadra Drive 2 e l'Active Drive Lock non fa difetto. Marce ridotte e differenziale bloccabile al posteriore. La seconda è la capacità di guado, e in questo caso siamo a 51 cm. La terza è la maneggevolezza, e qui non sono proprio sicuro che le dimensioni della Grand Cherokee vadano bene per il fuoristrada nostrano. Comunque il diametro di sterzata non è male, è poco più di 11 metri. La quarta è l'escursione delle sospensioni. Direi che da questo punto di vista la Grand Cherokee Trailhawk non ha molte avversarie. C'è ampio spazio per il twist e per tenere ruote incollate a terra. Le può far concorrenza giusto la Jeep Wrangler, ma perché ha un sistema per disarticolare la barra di torsione. La quinta è l'altezza minima da terra, e in questo caso è di 27,5 cm, e quindi avete ben visto che cosa è in grado di fare in off-road. Eppure, nonostante queste caratteristiche così sofisticate, ideate per il fuoristrada, la Trailhawk è un'auto anche molto comoda. Sto viaggiando in autostrada e mi sembra di stare su un'ammiraglia. Il motore praticamente non lo sto sentendo, l'unica cosa che arriva leggermente nell'abitacolo è il rumore di rotolamento dei grossi pneumatici. Ed è tutto per questa giornata. Domani, ultimo giorno del diario di bordo, vi aspetta una bella sorpresa.